Buona giornata a tutti, sempre da Gonzales, sempre per Solution. La storiellina che vi racconto oggi è una storiellina che parla del tempo, che parla del senso del pudore. Parlando del tempo, non tutti abbiamo lo stesso senso del tempo, ma penso che in questi giorni tutti quanti abbiamo finalmente un po' più di tempo. Corriamo sempre come dei matti nella nostra vita e in questi giorni ci stiamo rendendo conto che il senso del tempo è veramente soggettivo. Quante volte nel vostro centro estetico sono entrate delle persone che vi dicevano devo scappare, sono di fretta, non posso aspettare un minuto? Adesso vi racconto una storia. Quante volte delle clienti vi arrivano 15 minuti prima e devono incredibilmente scappare via. Poi non vorrei parlare, ma magari quando vanno dal medico si aspettano 50 minuti e non aprono più. Vi racconto questa storia. Pausa pranzo. Una delle mie collaboratrici esce, va a mangiare, torna indietro e torna 10 minuti prima dell'appuntamento. La cliente è già arrivata. Io le ho detto di aspettare che sia l'aspetto. La mia estetista, per far velocemente, entra in cabina e si sta cambiando in cabina. Io ho perso di vista la cliente, la quale prende senza aspettare e si chiotta dentro la cabina dell'estetista. La mia estetista poi mi racconterà che lei è entrata mentre era in mutande. Credete che quella sia uscita, che si sia scusata? No, si è seduta amabilmente, ha aspettato che la mia estetista si vestisse. La mia estetista era ovviamente piuttosto imbarazzata. La cliente ha continuato a parlare serenamente, dopodiché una volta finita la mia estetista ha iniziato tranquillamente il trattamento. Mai si è scusata. Il senso del pudore è una cosa particolarmente soggettiva.